Salve a tutti. Oggi parliamo di questo libro, Jean-Paul Sartre, La nausea. 150, ricordatevi questo numero. Allora, questo libro è stato scritto da Sartre negli anni 38-39, è uscito perlomeno, e parla di un intellettuale che sta scrivendo, uno storico, che sta scrivendo un libro su un personaggio. E i documenti principali di questo personaggio quindi si trovano nella biblioteca di un paesino, di una cittadina immaginaria in Francia e sul mare, probabilmente o sulla Manica o sull'oceano. E cosa fa in questa cittadina questo personaggio? Beh, passa le sue giornate tra la biblioteca, la stanza d'affitto dove vive, qualche ristorante, qualche locanda dove va a mangiare, non è certo ricco, e ha pochissimi rapporti con le persone, descrive spesso questa borghesia di questa cittadina, di questa città, e la sua vita comincia a essere effettivamente, come dire, non riesce a trovare un senso in quello che fa, si stufa anche un po' di scrivere questo libro di storia che non è poi così, così eccitante, la ricerca che sta facendo, no? E niente, va avanti in questo modo descrivendo la sua vita, e 150 ricordatevi, e continua così, quindi tutto il romanzo è una sorta di trascinarsi di questo tipo, di questo tizio, che a un certo punto ha proprio la nausea, provoca la nausea per questa società, per questo nulla che in qualche modo lo circonda, non ha nessun rapporto positivo con il luogo dove si trova. Questo libro veramente, innanzitutto non ha una trama vera e propria, è un diario. Quindi tutti i vari micro capitoletti iniziano con la data e l'ora, molto spesso scrive più di una volta al giorno, e lui fa questo diario giorno per giorno, o ripeto, più volte al giorno, e racconta quello che gli succede. E non c'è assolutamente nulla, nessun episodio, nessuna trama, nessuna avventura. Lui a un certo punto parla dell'avventura, dice: l'avventura finché la vivi non te ne accorgi, l'avventura ha senso solo se torni indietro e vedi quello che è successo prima. Ma a parte questo, insomma, è il suo lavoro. Quindi nel libro ogni tanto ci sono descrizioni dei suoi pranzi, molto spesso da soli in qualche locanda, qualche volta conosce qualcuno, qualche piccolo rapporto, anzi ha rapporto forse soltanto con un tizio che va in questa biblioteca e legge tutti, vuole diventare colto, e quindi ha questa strana idea della cultura, e si legge tutti i libri della biblioteca, ho intenzione di leggere tutti i libri della biblioteca in ordine alfabetico, è arrivato alla G o la F, non mi ricordo. E quindi l'unico rapporto è con questo pseudo intellettuale. Bene, è il momento di svelarvi 150, cosa vuol dire? Allora, 150 è la pagina alla quale io ho abbandonato definitivamente questo libro. Vi confesso che ho fatto di tutto per andare avanti, sera dopo sera. Cercavo di leggere qualche pagina, cercavo di trovare qualche volta, avevo qualche briciolo, qualche motivo di interesse in questo libro, qualche motivo per farmi continuare a sperare che potesse interessarmi. Finché ieri, successo proprio ieri sera, quando sono arrivato a pagina 150, peraltro proprio a metà di un capitoletto, sapete, qualche volta se manca mezza pagina o una pagina non ci arriva alla fine. Allora lì era troppo lontana la fine del capitolo e l'ho chiuso. L'ho chiuso con dispiacere. Però cercando di ricordare la prima volta, ho cercato di ricordare quando l'ho letto la prima volta, questo libro, vediamo se non so se si vede, ma insomma è vecchiotto, forse anche ha subito qualche insulto nel tempo, non c'è nessun segno che mi dica quando l'ho comprato, e beh, costava 2500 lire, è uscito negli Oscar Mondadori un po' di tempo fa, ecco, io non sono sicuro di essere riuscito a finirlo la prima volta che l'ho letto, questa volta no, pagina 150, fate voi.
se c'è qualcuno che è riuscito a leggerlo e vuole parlarne, farebbe piacere, può intervenire nei commenti se lo ritiene opportuno. Altrimenti, per chi vuole leggerlo, buona lettura e oserei dire anche buona fortuna. Ripeto, La nausea, Jean-Paul Sartre. Arrivederci.